tregua a metà sul confine della striscia di Gaza. L'accordo per un cessate il fuoco raggiunto questa notte al Cairo con la mediazione delle Nazioni Unite è stato rotto sia in mattinata che nel pomeriggio dal lancio di 6 razzi contro Israele. Più di 450 quelli sparati in 48 ore per vendicare il comandante della Jihad islamica, ucciso dall'aviazione israeliana lunedì notte, e gli altri miliziani eliminati nei raid successivi. Questo è un crimine, una catastrofe, bambini. Il più grande aveva 14 anni, dice Falah, davanti alle macerie della casa di Ramzi Abu Halus, a capo, secondo Israele, del gruppo che sparava missili da una zona centrale di Gaza. Con lui sono morti la moglie e i 6 figli. 34 il bilancio delle vittime palestinesi, di cui 20 terroristi, secondo il ministro della difesa israeliano, che annovera tra i successi dell'operazione anche il non coinvolgimento di Hamas nei combattimenti. È vero che al momento una escalation militare non conviene ad Hamas, alle prese con una nuova fase di confronto con le altre fazioni politiche palestinesi e con la necessità di non bloccare l'afflusso di denaro che arriva dal Qatar a sostegno degli abitanti della striscia. Non passerà più di un mese, torneremo alla routine dei missili, della corsa nei rifugi, della paura dei bambini, dice Meir da Sderot, a ridosso del confine con Gaza. Con tutto il desiderio di un cessate il fuoco, non sono così contento.